Buongiorno a tutti, parlo piano perché sono malappena alle 7 e oggi è un grande giorno. Andare a Villa Crespi da Antonino! Sì! E niente, adesso facciamo il letto, vestiamo Sara, ci prepariamo noi e poi partiamo. Buongiorno! Buongiorno! Oggi è un grande giorno! Buongiorno, oggi è un grande giorno. Vero amore? Già mangiato, si sta stiracchiando, adesso ci vestiamo e partiamo. Vero? Regalo anticipato per il papo. A dopo! Ciao! Allora, sono già tardi, sono già le 8 e 7 minuti, siamo già in macchina e siamo partiti. C'è Sara che ha appena mangiato e così, le ho detto di chiudere gli occhietti, ma sta ancora guardando in giro. C'è Davide invece che è agitato, mal di testa, ma gli passerà. Sarà una bella esperienza. Ci vediamo poi quando saremo arrivati. Dopo. Sara? Tutto bene, amore? Contento? Vedete la Perfetto. seconda uscita. Siamo quasi arrivati, manca ancora più o meno 10 minuti, un quarto d'ora. C'è Sara che dorme. Non si vede. E io ho le mani gelate, ma non per il freddo, ma per l'agitazione. E adesso Davide è fuori che sta fumando. Abbiamo controllato la bambina se era sporca o meno. Tutto a posto. Nel frattempo si sta fumando una sigaretta e niente, ci mettiamo in viaggio e 15 minuti siamo arrivati. Spero anche che si possa riprendere, se no io lo spero tantissimo, se no farò delle riprese fuori, anche se il tempo non è il migliore, eh. Non è molto bello come tempo, anche perché è nuvoloso e sperando di non beccarci la pioggia, ma stiamo andando da Villa Crespi, da Antonino Caravaggiolo, sì! Allora, signorinello, come sta? Bene? Oh, yes. Mi sa che sono più agitata io che te. Sa di sì. La cosa che volevo spero di arrivare qualche minuto prima. E Ma ci siamo, siamo praticamente arrivati, mancherà 1 chilometro. Però con un pullman tedesco davanti. Che questa è una, tipo una strada di montagna, cioè, deve andare piano, mi stanno girando altamente, Qua c'era però la spiaggia libera, tra virgolette, una specie di spiaggetta, guarda. Ovviamente tutto chiuso perché il tempo non è dei migliori. non è neanche tanto giornata da mettersi a fare il bagno nel lago. Appunto.
E questo era l'inizio della strada che porta su a Villa Crespi. Questo è l'inizio, e come finisce questa strada c'è proprio, diciamo, il palazzo, chiamiamolo così, Villa Crespi. L'ultima volta che siamo venuti era l'anno scorso. Ferragosto dell'anno scorso, il 15 agosto, da soli. Quest'anno andiamo. L'anno scorso hai solo visto Villa Crespi da fuori. Quest'anno ci entriamo, e ci entriamo anche con la piccola Sara, che adesso dorme. Povera, ma... Siamo arrivati a Orta San Giulio. Oh mamma. Entrate nella rotonda, poi prendete la terza uscita. Vabbè. Quanto amore ci siamo. Eccola. Ta-dan, mamma mia. Giriamo la rotonda. Ecco Villa Crespi. Mamma mia, mi tremano le mani. Dai, cazzo di puna, muoviti. Antonino, dimmi che sei qua. Antonino, dimmi che sei qua. Qua dove posso metterlo? Mamma mia, o qua? Sì, sì, qua. Pure il parcheggio per le macchine elettriche. Vabbè, ma se guarda ci sposta. Commento prima di entrare? Aiuto. Aiuto. Allora, com'è andata? Devo dire che pensavo di fare io qualche piatto, invece abbiamo guardato, così c'era un'altra ragazza che assistiva e ci ha fatto il piatto davanti, ci hanno spiegato, poi l'abbiamo assaggiato. Il gusto? Buoni, molto buoni. Due piattini mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Però tutto molto buono. Molto buono, molto buono. L'antipasto era fantastico. E cosa avete fatto? Quindi un antipasto, un primo e un dessert. Antipasto primo e dolce. E spiega un po' l'antipasto. L'antipasto abbiamo fatto un estratto, una centrifuga di sedano rapa e mela verde.
così cruda. Un cipollotto stufato, e una capasanta e uno scampo scottati, semplicemente messi nel piatto così, un goccio d'olio, un velo di sale, cristallo di sale, pardon, e poi questa collatura sopra di questo estratto, molto buono. Quello che ha avanzato ce l'ha fatto assaggiare in un bicchierino a parte, tipo asciuttino, e il gusto, c'è la stessa cosa con il gusto completamente diverso, proprio un'altra cosa. E poi? Poi abbiamo fatto le linguine con calamari spillo e salsa di pane. Intanto c'è Sara che... Intanto questo sta sognando l'America. E diciamo, calamari spillo, salsa di pane e pomodorini con le linguine. Molto buone, saltate, fatte andare nella padella di ferro. E... brodo di pesce, cose varie, molto buona. Sì. Però dico, pensavo qualcosina in più. Vabbè. Forse sentiamo tutti i gusti. Comunque. E di dolce, di dessert, una panna cotta con una gelatina al caffè. La gelatina com'era, buona? La gelatina era buona, era caffè. Pratica una caramella al caffè. Se, no, sembrava una specie di caramello. Ah. Però freddo. Ah. Morbido, leggermente indurito, ma un po' abbastanza morbido. Sì. E la panna cotta sopra così. E cosa ti hanno dato? Quindi grembiule? Il grembiule, un diplomino di partecipazione. Firmato da Antonino? Antonino, non penso realmente così, ma ho fatto le stampe, però va bene. Chi se ne è la firma. Poi mi ha dato un foglio che devo ancora guardare, penso ci sia scritto sopra la ricetta, credo. Sì, quelli lì sì, così lo puoi riprodurre a casa. Io lo faccio a casa, boh, fine, adesso siamo ancora qua, aspettiamo ancora mezz'oretta sperando che arriva, sono proprio una piccola bestia qua dai numeri, esatto. Ho fatto di nuovo la scoreggina. Comunque è stata brava, tutti dicevano ma che brava, non l'ho proprio sentita. Abbiamo aspettato ieri sera 2 ore, 2 orette più o meno, 2 orette e mezza. Mentre papà cucinava, vero? Vero amore? Guarda un po'. Chi c'è qua? Chi c'è? Fai ciao. Buongiorno. Fai ciao. Ciao. Abbiamo aspettato io un'altra ragazza. C'è amore? A Villa Crespi? Sei Villa Crespi, hai fatto anche la cacca. Caccona. Sempre nei momenti inopportuni, In quel momento che c'era silenzio nel lounge bar, tutti che si bevevano, si bevevano il caffè, si bevevano i loro calici di vino, la signorina ha fatto prop, giusto? Così ha fatto Sara, eccola lì, ha fatto anche questa. Con delicatezza però, perché non l'hanno proprio sentita, ma proprio per niente, vero? Eh sì. Ha fatto un po' di nanna, in braccio a mamma e adesso qui in braccio a papà. Molto contento del regalo. Bene. Mi sarebbe piaciuto far qualcosina anch'io, magari che ne so, affettare qualcosa o far saltare un po' la pasta. No, ma secondo me se fosse... cioè, in pratica non vi hanno fatto utilizzare utensili di nessun tipo. Più che altro perché se succede qualcosa poi ci rimettono loro, quindi è meglio di no. Senza. Comunque questo qui è tutto il parco. Tutto il parco che si affaccia poi sul lago che è lì. Poteva tagliare 2 o 3 alberi da... E qui ha tutte le sue piantine aromatiche. Sotto tutti questi mega alberoni. Allora, si sono fatte le 2:10, ce ne siamo andati via proprio piangendo, non abbiamo visto Antonino, però abbiamo visto la moglie. E in compenso Davide, ovviamente, oltre a star lì in cucina a vedere, diciamo, la brigata cucinare, ci hanno dato anche questo. Allora, una busta proprio con la intestazione Villa Crespi, con dentro, vediamo un po',
una bella biro proprio Villa Crespi, carina. Poi questo arriva il pezzo forte, questo che in pratica è il menù che hanno cucinato, quindi spiedino di capesante scampi, cipollotto al limone centrifuga, di mela verde e sedano di rapa, e in pratica fa vedere gli ingredienti e che cosa, come si è svolto il lavoro, diciamo. Linguine di Gragnano con calamaretti, spillo, salsa al pane di segale. Ah, la salsa al pane di segale. E espressionismo, che sarebbe il dolce. E dolce in fondo. Ta-da! Certificato di partecipazione. Con tanto di firma vera. Grazie Antonino. Stracontento il mio amore, proprio contento, sì. Contento. E questa bimba ha fatto la brava, vero Sara? È vero che hai fatto la brava? Tutti ti dicevano che brava bimba, ma che bella, ma che occhioni, eh? Hai fatto proprio la brava, così si fa, bravissimo amore, sei l'orgoglio di mamma e papà, eh? Sì. Me la fai un sorrisino? Una? Oh, che sbadiglio con la bolla. È stanca. Sì. Ho aspettato papà. Abbiamo inaugurato Villa Crespi anche. Con la pupù. Sì, eri l'unica bimba. Comunque il tempo è bello adesso. Stamattina era proprio aperto e niente, in queste due ore e mezza più o meno che ho aspettato Davide che faceva il corso di cucina. Salute amore. Salute. In pratica niente, Sara un po' dormito, un po' l'ho tenuto in braccio, poi sono andata a cambiarla, insomma, cose da mamma. E nel frattempo che stavo aspettando Davide, c'è stato un ragazzo gentilissimo che mi ha portato un bicchiere d'acqua e basta. Poi quando Davide ha finito ci siamo messi al bancone, se ne è preso lui il caffè, io basta, non ho basta e avanza. E abbiamo chiesto il conto perché l'abbiamo preso già quando siamo arrivati, due caffè, uno io e uno Davide, poi se l'è preso lui, solo lui, e il ragazzo ci fa il caffè, è offerto, ci mancherebbe un caffè, quindi boh, il caffè non l'abbiamo pagati. Adesso stiamo andando via, sono le 2:15, ci piange il cuore che non abbiamo visto Antonino ma abbiamo visto la moglie. Vabbè dai, è stato già un super regalone, ha visto tutti i trucchetti, ha fatto tante domande ai chef in cucina e ci siamo divertiti da quel lato lì, io mi sono divertita che poi tutto bello contento è arrivato e ho mangiato, perché poi anche ha mangiato quello che non hanno cucinato, c'era lui e un'altra ragazza che ha fatto sto corso e non gli hanno fatto cucinare ma gli hanno fatto solo guardare e basta, quindi tutto quello che c'era da dire Davide l'ha detto, gli ha chiesto vari passaggi per una crema, non mi ricordo che cosa. In più, oltre a tutte queste belle cose, quindi attestato di partecipazione, la biro, Villa Crespi, tutto. Adesso non lo voglio aprire, ma è il grembiule di chef Antonino Cannavacciuolo. Quindi, può dire che è soddisfatto di questo buono regalo che gli abbiamo regalato per il compleanno. Niente, ci vediamo dopo, così vi aggiorno. Ciao!
Allora, si sono fatte le 6:30, non ho più ripreso perché domani dobbiamo partire per il mare, quindi ci siamo messi a fare una lavatrice e a stirare, fare la valigia per me, per lui, per Sara, per tutti, insomma. Adesso Sara dorme, tra poco passiamo un attimo in negozio di mia sorella che deve ritirare un pacco e basta. E poi andiamo a mangiare fuori e domani mare, 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 yeah! E boh, niente. Spero che il video vi piaccia, mi raccomando, se siete nuovi iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina per non perdervi altri video e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E come direbbe Antonino Cannavacciuolo, adios! Anzi, tu che lo fai meglio. Già che ci sono, faccio anch'io. Adios!